Mille ottimi motivi per esserci, mille ottimi motivi per innamorarsi del Friuli Venezia Giulia, una biografia di territori, non solo di vini. Una biografia con un prologo a Milano, lo scorso 29 ottobre, con la menzione speciale andata a un passito proveniente da vigneti della riva dell'Isonzo, Friuli orientale. Il Tallucc Special Cuvée è un cameo delle tre regioni in una. Il cuore del Friuli Venezia Giulia per me vuol dire quella che è la nostra vera tradizione, quella che è la nostra vera cultura e quello che è un po' anche il nostro punto di forza. Quando si viene nella nostra regione si trova uno stile produttivo, una mentalità che sta dietro la produzione del vino che vuole sì la ricerca della modernità, ma con un occhio che sta sempre dietro la nostra tradizione. E dopo il prologo i vari capitoli che spaziano in una regione che non smetti mai di conoscere. Il Friuli Grave è la zona in cui la Guida Vite apre i suoi calici al pubblico di appassionati ed esperti. Un altro piccolo tassello di questa regione, multiforme, multicolore, multietnica e naturalmente con la possibilità di degustare quasi 600 vini, sono un centinaio qui produttori di tutta la regione. Un'ennesima occasione di dimostrazione di quanto sia importante, di quanto sia qualitativamente valida la nostra regione dal punto di vista enologico, ma non solo enologico. Mille motivi per entrare a far parte del mondo dei sommelier dalle tre lettere che sono una garanzia. FVG. È vero, questo è un evento molto importante perché serve come aggregazione. Serve poi a far conoscere non solo ai nostri soci ma a tutti quanti quello che esprime, il meglio che esprime il nostro territorio. Una grande festa dei sommelier del Friuli Venezia Giulia, una grande festa che unisce innanzitutto tutte le delegazioni di questa bellissima regione. E questa festa i protagonisti sono i viticoltori e sono soprattutto questi vini. Il 2016 è stato l'anno in cui la Lonely Planet ha riconosciuto il Friuli Venezia Giulia come una delle mete must del turismo mondiale, un posto da visitare assolutamente. Ma io credo che la guida che oggi è stata presentata e il lavoro dell'Associazione Italiana Sommelier vada di fatto a incontrare davvero quello di cui ha bisogno la promozione vitivinicola della regione Friuli Venezia Giulia. Siamo stati riconosciuti anche da una delle bibbie del turismo mondiale come un territorio da visitare nel 2016. Pochi sanno che siamo stati riconosciuti per questo, soprattutto per i nostri paesaggi evitati, per le nostre zone agricole. I mille ottimi motivi per esserci sono nel mosaico di questa terra e nella capacità dei Tastevin di porsi come collettore tra le varie realtà del territorio. La guida presentata dall'Associazione Sommelier del Friuli Venezia Giulia è quella che rappresenta la nostra regione, una regione che ha... piccola ma che dalle mille attrattive, dalle mille peculiarità. I ragazzi dell'alberghiero Stringer di Udine hanno coadiuvato magnificamente i sommelier con un servizio davvero di livello, considerando la loro giovanissima età. A noi fa molto piacere partecipare a queste manifestazioni perché soprattutto per i ragazzi sono una palestra. Resta il fatto che da una parte sono molto contenti di partecipare, e dall'altra è un incentivo in più per far vedere qualcosa. Il grande laboratorio italiano dei bianchi nasce con una scommessa in apparenza impossibile da vincere. Lasciare questi vini per lungo tempo e poterli assaggiare dopo 10 o addirittura 20 anni. Ci siamo riusciti e questo è un'ulteriore conferma della grande territorialità che abbiamo in questa regione. Quindi i vini sì, si possono bere diciamo freschi, ma soprattutto dopo diversi anni. E a proposito di sfide, a Persereano c'è una certa distilleria che ha portato il binomio tra Friuli e distillati in giro per il mondo. Il fatto che siamo a pochissima distanza, direi a un tiro di schioppo dalle distillerie Nonino, dimostra quanto sia multiforme, ripeto, ma anche quanto sia vitale questa terra. Casolari, campi coltivati, capisci che non sei nella Bassa Padana solo perché vedi le pareti alpine. Trivignano, Pavia di Udine, Merlana, Santa Maria la Longa. Quasi 8.000 ettari a ridosso del Tagliamento, divisi tra Pordenonese e Udinese. Le grave del Friuli sono il manifesto delle radici profonde di questa terra, moderna ma anche immutabile come le pietre di Clauiano. Ed effettivamente poi anche sono le grave del Friuli,
sono veramente lavoratori, ma che ci mettono veramente perseveranza in tutto quello che stanno facendo. Nei vini, ma non solo, nei prodotti proprio anche intesi come alimentari, piuttosto che quello che otteniamo, anche l'allevamento, ecco. Poi le Grave del Friuli, ma questa zona pianeggiante in provincia di Udine, dà veramente tutto ciò. Nelle biografie ci sono anche pagine di dolore e di speranza. La scomparsa tragica di una giovane ragazza diventa solidarietà in progetti concreti per i più poveri della terra. La Francesca aveva un grande merito, era una ragazza solare, una ragazza con delle idee, ma soprattutto con tanti sogni, e non faceva mistero dei suoi sogni. E noi siamo stati semplicemente dei bravi fotografi, abbiamo preso questi sogni e attraverso un sistema, diciamo, chiamiamolo organizzato, che è questa Onlus, abbiamo portato questi sogni a un grado di operatività. Tante storie, tante vite, tante identità in una regione trina, unita da un'aquila nel vento.